Però detto questo, un po' di cose. Però ragazzi, adesso ci dovete far... Aspetti. Ci dovete far finire... Di qua, anche di qua, grazie. Poi da tempo diciamo che non siamo disposti a ragionare su un governo di transizione che metta figure nuove, discontinuità, un volto dell'Italia nel mondo più potabile. Finché lui è lì come attaccato come una costa allo scoglio, è difficile aprire trattative. Al banne, scusi. Noi siamo quelli delle primarie, sono venuti e sentirete anche i francesi, sono venuti un po' a imparare da noi e quindi siamo affezionatissimi. Detto questo, noi mettiamo in fila le cose, io l'ho sempre detto e lo ripeto, le primarie non sono la scelta di una persona, sono la scelta di una persona una volta che si è capito qual è lo spartito, poi si sceglie il suonatore. Quindi, prima l'ascolto della gente, secondo il perimetro della coalizione, assieme alla coalizione si decidono le procedure e diciamo le primarie che noi, alle quali noi siamo affezionati, quindi è chiaro che nel rincontro con la coalizione noi proponiamo le primarie. Non è che lo decido io da Roma, eh. Io mi metto a servizio sotto il palco, decidono i genovesi. Tutto è per Luigi Bersani qui alla festa del Partito Democratico. Faccia a faccia questo dibattito di stasera. Ma scusate un attimo, è partito dall'America e poi in Europa un debito privato micidiale incoraggiato dalla finanza. È ricascato sui debiti pubblici. I debiti pubblici sono andati alle stelle. Adesso per risolverli dai addosso al welfare e all'occupazione. Ma è giusto o no mettere una tassa sulle transazioni finanziarie per cui la finanza paghi un po' di quello che ha provocato e non si caschi addosso tutto? Questa è una proposta.